Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono venuto a passare un paio di giorni nel bosco. Sto camminando verso il punto in cui mi fermerò per la notte. Il tempo non è dei migliori, ho paura che venga giù un acquazzone da un momento all'altro, quindi allungo il passo perché vorrei come minimo montare la tenda prima che scarica. Ho montato la tenda e messo al sicuro l'equipaggiamento, anche se non ha piovuto, sono stato fortunato. Tra poco mi metto alla ricerca di un po' di legna asciutta perché stasera vorrei accendere il fuoco. Qui vicino a me c'è un bel braciere pronto all'uso, dopo ve lo faccio vedere. Un po' di relax qui nel silenzio del bosco, una cosetta al volo per cena e una bella dormita. Prima di tutto questo però voglio mostrarvi un po' di attrezzatura nuova. 6 anni fa ho comprato il Thermarest Neo Air X-Lite, un materassino molto performante e di conseguenza molto costoso, il meglio del meglio esistente sul mercato. Da quel momento non ho più utilizzato nessun altro materassino per dormire all'aperto, solo lui. Mi ha accompagnato in mille avventure, mi ha tenuto al caldo nelle notti più fredde e io per ringraziarlo sapete che cosa ho fatto? L'ho sputtanato. L'ho gonfiato utilizzando i miei polmoni, che emettono aria molto umida. Questa umidità è rimasta intrappolata all'interno e ha favorito lo sviluppo di muffe, che oltre a non essere il massimo dal punto di vista della salute, specialmente se si continua a gonfiarlo utilizzando la bocca, a lungo andare ne compromettono anche le prestazioni. Si sa che i materassini da campeggio non vanno gonfiati con la bocca, io all'epoca ho detto vabbè, cosa vuoi che sia? Cosa potrà mai succedere? Ecco cosa può succedere. Si vede? Molto bene. Quando ho capito di aver fatto la cagata, mi sono subito messo alla ricerca di una pompetta per gonfiare i materassini, perché mi sono detto questo ormai me lo tengo così e finché dura mi va bene. Se per caso mi si buca e devo comprarne un altro, non voglio fare lo stesso errore, voglio avere subito tra le mani un qualcosa per gonfiarlo senza rovinarlo. Facendo delle ricerche in rete mi è apparso quasi subito questo brand Flextail, che è diventato abbastanza famoso nel settore grazie ad un abile utilizzo dell'influencer marketing, come abbiamo già visto per diverse altre aziende. Flextail produce attrezzatura da campeggio molto interessante. Se dovessi descrivervi il brand in 3 parole direi tecnologia, design e leggerezza. Avendo un equipaggiamento da trekking molto leggero, mi serviva una pompetta ultra leggera e loro producono questo modello, la Zero,
che è effettivamente minuscola. Ho detto ok, questa va bene, fa al caso mio, quando sarà il momento la comprerò e quindi l'ho inserita nella lista delle cose da prendere. E ce l'avevo già da un po' nella lista delle cose da prendere quando, indovinate che cosa è successo, mi hanno contattato loro, una figata. Mi mandano in continuazione email per propormi roba inutile, finalmente qualcuno che vuole darmi quello che veramente mi serve. Quando le aziende mi contattano per propormi prodotti in cambio di video, mi piace sempre contrattare un po', per fare in modo che la collaborazione si adatti il più possibile alle mie esigenze. Loro mi avrebbero mandato un'altra pompetta, un modello più grande, però io ho chiesto espressamente questa qui perché mi serviva la cosa più leggera che avevano. Ho chiesto anche degli altri prodotti, come minimo altri due, in modo da farmi io e di conseguenza far avere anche a voi un'idea più precisa di quale sia il catalogo di questa azienda e soprattutto di come siano fatti i loro prodotti. Dopo un po' di tira e molla sono riuscito a farmi mandare questo cuscino, lo Zero Pillow, e queste sacche stagne con la valvola per tirare via l'aria, perché questa pompetta può sia soffiare che aspirare. Ma andiamo con ordine, cominciamo proprio da lei. La Zero Pump pesa 60 grammi tutto compreso, queste sono le dimensioni, 180 litri al minuto di portata, 2,5 kPa di pressione massima, può gonfiare il Thermarest Neo Air in 50 secondi e tra poco lo verifichiamo. Funziona con una batteria da 650 mAh ricaricabile via USB-C tramite una porta che si trova sulla batteria stessa. C'è anche un minuscolo LED che passa da rosso a verde a carica completa. Sempre per quanto riguarda il Thermarest Neo Air, si arriva fino a 25 gonfiate con una carica. Questa cosa, ragazzi, non ho modo di verificarla nell'immediato, ma anche fossero 20 sarebbe già una gran cosa. Arriva con 6 tipi differenti di ugelli in gomma, quindi può gonfiare quasi tutto. Al momento questo che va bene sia per il materassino che per il cuscino, si infila semplicemente così. Doppio clic per accenderla, da questa parte soffia e da questa parte aspira, un clic per spegnerla. Il cuscino, ragazzi, è minuscolo, pesa 150 grammi, ma una volta gonfiato, vi faccio vedere. È grande, è più grande rispetto ad altri cuscini che ho provato e che hanno lo stesso peso. Dietro a questo elastico che consente di agganciarlo al materassino, ed è sfoderabile, quindi la fodera si può lavare. Anche in aspirazione la Zero Pump se la cava abbastanza bene. Mi sono fatto mandare questi sacchetti belli grandi in modo da poterci infilare dentro, se necessario, tutto il contenuto del mio zaino da trekking. Sto in montagna o nel bosco e sta arrivando il temporale, ficco tutto dentro, tiro via l'aria per recuperare spazio e sto a posto. Non ha una potenza inaudita, ma parliamo di una roba che pesa poche decine di grammi, quindi direi che ci possiamo stare. Si sente un po' la mancanza di un indicatore della carica residua della batteria, ma di nuovo parliamo di un oggetto minuscolo su cui è stato montato solo l'essenziale, quindi vorrà dire che terrò il conto delle gonfiate. Con il cuscino siamo nella media di quello che ho provato io finora per quanto riguarda la comodità, che comunque è un qualcosa di soggettivo. Il rapporto peso-dimensioni invece è molto buono, sempre per quella che è la mia esperienza. Spero che questa veloce panoramica dei prodotti Flextail vi sia piaciuta e vi possa essere utile. Io sono molto contento perché penso che, al netto di qualche rinuncia, sia materiale di ottima qualità che sfrutterò parecchio. Adesso torniamo al campo perché c'è un po' di lavoro da fare, state con me.
vi faccio vedere un po' meglio l'area in cui mi sono fermato per la notte. Lì giù in fondo c'è la mia tenda e qui c'è il braciere circondato dalle panche. Ho messo insieme un po' di legna, ma la maggior parte è fradicia perché nei giorni scorsi ha piovuto e credo che abbia piovuto anche stamattina. Avendo previsto tutto ciò e siccome non mi va di stare a combattere, ho portato il fornellino ad alcol e utilizzerò quello per prepararmi la cena. Magari il fuoco lo accendo dopo, così, giusto per farmi un po' di compagnia. Per cena abbiamo questi fagioli in busta con spezie e una salsa al pomodoro e al curry. È una cosa super semplice, si prende la busta o le buste, non so quante sono, si immergono nell'acqua bollente per 3-5 minuti e poi si magna. Ah, no, è una busta sola. Ragazzi, ci siamo. Me li mangio direttamente dalla busta. Ah, è scotta. Maledette zanzare. Un cucchiaio più grande. Buoni. Molto speziati. Ah! Brucia sta busta. Se stanno a mangiare zanzare. Ah. Sto cercando di dare al fuoco uno sviluppo verticale in modo che il calore asciughi la legna. Spero che il fumo mandi via un po' di ste zanzare.
fuoco è quasi spento e a breve me ne vado a dormire. Spero di essere riuscito a farvi apprezzare un po' della pace che c'è qui nel bosco. Buonanotte e ci vediamo domani. Buongiorno. Forse qualcuno potrebbe pensare che sia molto facile dormire nel bosco per via del silenzio. Ma quando mai? Voi non avete idea della quantità di uccelli e della varietà dei loro versi. Una sveglia. Colazione anni 2000 con lo Snickers. Mamma, quant'è che non lo mangio. Sempre lo stesso sapore dell'epoca. E il caffè. Le zanzare me le stanno a mangiare. E mi sa che sta inizia a piove. Se vi state chiedendo cosa sia questa roba, probabilmente vi siete persi il video su Autin Nano. È una macchina per fare il caffè outdoor. Andatevi a recuperare quel video perché lì spiego tutto quanto. E se vi piace, ricordatevi che in descrizione trovate il link per l'acquisto con il codice sconto. Avrei voluto prendermela un po' più comoda, ma si è messo a piovere.
Il tempo volge al peggio, quindi metto al sicuro la fotocamera e mi rincammino verso casa. Grazie per essere stati con me ancora una volta, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Vi mando un abbraccio e ci vediamo presto.